I risultati di uno studio osservazionale prospettico condotto dalla SIMG, la Società Italiana di Medicina Generale, ha evidenziato quanto sia importante tipizzare, differenziare il dolore per poter poi andare ad agire con una corretta terapia analgesica sul paziente. Noi ne abbiamo parlato a Firenze in corso del 35° congresso nazionale della SIMG con uno degli autori del lavoro, il dottor Francesco Lapi. Nella ricerca vi siete focalizzati soprattutto all'osteoartrosi dell'anca e del ginocchio. Dottor Lapi, quanto è importante tipizzare il dolore? Allora, noi abbiamo utilizzato questi medici esperti nella tipizzazione del dolore che hanno seguito numerosi corsi SIMG proprio per condurre una ricerca in questo senso. I medici partecipanti a questa ricerca, abili nel tipizzare il dolore, ci hanno infatti permesso di raccogliere delle informazioni che nelle banche dati o comunque solo longitudinalmente si possono raccogliere per condurre uno studio di ricerca clinica, in questo caso osservazionale, in cui volevamo capire se la terapia farmacologica, chiaramente antalgica, aveva un suo differente profilo di efficacia qualora il dolore venisse interpretato nella maniera corretta e quindi veniva associata alla corretta terapia. Questo argomento è stato ampiamente dibattuto negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda i vari attacchi che sono stati subiti dal paracetamolo, che prima è stato negli ultimi 10 anni molto rimesso in discussione come terapia base, perché di questo si tratta, un farmaco antico potremmo dire, per la terapia antalgica del paziente con osteoartrosi in questo specifico caso, soprattutto per quanto concerne la sua sia efficacia, che veniva imputata come scarsa, sia per un certo grado di mancata sicurezza. Infatti sostanzialmente il paracetamolo era stato associato a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari, nonché gastrointestinali, quali le emorragie, e questo la SIMG ha risposto con una serie di lavori sfatando questo tipo di associazione, come anche altri ricercatori a livello internazionale hanno prodotto risultati analoghi ai nostri. Per contro, per quanto riguarda l'efficacia, numerose review, anche pubblicate su riviste importanti, British Medical Journal e Lancet, hanno messo in discussione invece l'efficacia del paracetamolo, dicendo che l'effetto, sebbene statisticamente significativo, di riduzione dell'intensità del dolore, non era clinicamente significativo. In sostanza non produceva una riduzione di almeno il 10% rispetto al dolore come stadiato dal medico al momento della prima visita del paziente. In realtà il problema è questo: nessuno di questi lavori ha messo in evidenza perché veniva usato il paracetamolo o gli antinfiammatori nello studio dei in funzione della tipologia di dolore. In questo studio abbiamo dimostrato che ha avuto la durata di circa un anno, che trattando questi pazienti in maniera adeguata in funzione della tipizzazione del dolore, nel caso del dolore squisitamente infiammatorio il FANS ha una sua efficacia, nel caso del dolore meccanico strutturale il paracetamolo, che è indicato per questa tipologia di dolore, ha una sua uguale efficacia. È chiaro che questo precedentemente creava confusione, perché non parlando della tipizzazione del dolore era chiaro che il FANS, che di per sé farmacologicamente ha un effetto antalgico più elevato se usato anche nel meccanico strutturale, funziona. Il paracetamolo chiaramente non funziona nell'infiammatorio perché non ha quel tipo di indicazione, quindi avendo una popolazione mista in cui non si capisce bene chi è il paziente che viene trattato in funzione della tipologia di dolore che ha, scientificamente i risultati possono venire discussi in qualsiasi modo, anche di non efficacia del paracetamolo. Invece noi abbiamo dimostrato che qualora il dolore è ben caratterizzato e la terapia è corretta, il paracetamolo nel dolore meccanico strutturale per i quali è indicati, oppure nelle forme miste in cui si ha anche una componente meccanico strutturale, il paracetamolo ha una sua efficacia. Un'efficacia che peraltro è importante dirlo, questo è stato visto sia per i FANS nell'infiammatore che per il meccanico strutturale e per il paracetamolo, risulta con una riduzione del 10% sull'intensità del dolore, quindi anche clinicamente significativa. Ciò è stato visto sia in una popolazione che assumeva più farmaci durante il follow-up, perché chiaramente un paziente può passare da un dolore meccanico strutturale a una riacutizzazione con componente infiammatoria e quindi passare dal paracetamolo a FANS, ma anche in coloro che avevano, e questo diciamo dimostra quello che ho appena detto in modo diciamo non discutibile, anche a chi manteneva una terapia per tutti i momenti del follow-up, 3 momenti nel tempo ben distinti, con paracetamolo oppure con solo paracetamolo oppure con solo FANS.